Auguri a tutti per un sereno e santo Natale del Signore. Ma quale augurio particolare intendo rivolgere a tutti voi quest'anno? Faccio riferimento a una storia vera, forse inventata, comunque molto bella e significativa, che ora desideriamo insieme ascoltare, mentre abbiamo davanti a noi l'immagine del presepio che raffigura la Natività di Gesù e tutti coloro che in un modo o nell'altro si avvicinano al luogo in cui si è realizzato il mistero della nostra salvezza. Correva l'anno 1431. In un paesino di campagna era stata edificata una chiesa dedicata a Maria, Madre di Dio. Proprio in quell'anno, infatti, ricorreva il decimo centenario del Concilio di Efeso, nella quale venne solennemente proclamata la Divina Maternità di Maria. Era una chiesa piccola ma graziosa. Solo una cosa le mancava: la grande pala dell'altare maggiore. Il parroco Don Bartolomeo, che tutti chiamavano Don Meo, riuscì a commissionare ad uno stimato artista della vicina città la tela che doveva rappresentare la Natività. Il pittore terminò l'opera giusto in tempo per farla collocare in fondo all'abside e così benedirla la notte di Natale. È davvero una meraviglia, pensava gongolandosi tutto soddisfatto e orgoglioso Don Meo. Attira subito l'attenzione di chi entra in chiesa, invita alla preghiera, infonde una pace e una serenità straordinarie. A tutti poi ripeteva: che tenerezza lo sguardo di Maria e gli occhi del bambino Gesù. Non vi pare che siano divini? E il suo volto è talmente splendente e perfetto che neanche quello degli angeli è così bello. Passarono esattamente 30 anni dalla dedicazione della chiesa e, sebbene i fedeli fossero particolarmente affezionati alla loro natività, il vecchio parroco, sempre Don Meo, decise di rimettere mano al quadro. Un pensiero, infatti, lo tormentava da tempo. Manca un personaggio importante perché una rappresentazione del Natale sia completa. E una sera di dicembre disse: no, non può più mancare. Occorre farlo, e in fretta. La mattina seguente, alle prime luci dell'alba, andò in città e con molta fatica ritrovò l'autore della pittura. Il famoso artista era ormai anziano, ma ancora in attività. Caro amico, vorrei che tu completassi la pala dell'altare aggiungendo un personaggio, gli disse Don Meo. Mi sono dimenticato di qualcuno? Rispose stupito e incredulo l'artista. Eppure ho messo tutti: Maria, Giuseppe, il bambino Gesù e sullo sfondo pure un gruppo di pastori e i tre re magi. No, è perfetto, ma mi piacerebbe che aggiungessi un'altra figura: Re Erode nel suo castello. E perché Erode? Replicò un po' stizzito. Perché vorrei, disse Don Meo, che accanto ai pastori e ai magi che accolgono il figlio di Dio ci fosse anche colui che, pieno di sé e delle sue ricchezze, rifiuta Dio e finisce per rifiutare anche gli uomini, uccidendo bambini innocenti. Ci ricorderebbe la storia del mondo e di ogni uomo. Si può scegliere di accogliere Dio nella propria vita oppure rifiutarlo. Avere il cuore dei pastori e dei magi o quello di Erode.
A queste parole il pittore divenne rosso fuoco in viso e sbottò. Non se ne parla neppure. Io non tocco la tela. È perfetta così e non vi rimetterò certo mano per i capricci di un vecchio prete. Aprì la porta e lo cacciò fuori dalla bottega. Il nostro parroco non si diede per vinto. Cocciuto qual era, voleva aggiungere ugualmente Erode alla natività della sua chiesa. A Natale mancava davvero poco, eppure questa volta il quadro doveva essere completato per quel giorno. Non ci mise molto a trovare un altro pittore senza scrupoli e a cui poco interessava manomettere l'opera altrui. Tu prepara la scena di Erode nel suo castello, ma il modello per la figura del re cattivo te lo trovo io, disse Don Meo concludendo l'affare. Si travestì da viandante ed entrò in una osteria nel quartiere più malfamato della città, pieno di farabutti e briganti di ogni specie. Qui certamente troverò il volto giusto di Erode, pensò Don Meo tra sé. Si guardò intorno e in un tavolo, dove un gruppo di ubriachi giocava a dadi tra urla e bestemmie, vide un tale che subito lo colpì. Ecco l'uomo che cercavo, pensò Don Meo. Aveva una faccia inquietante, tanto era cupa, sporca e con la barba incolta. Gli occhi erano incavati, i capelli ispidi e la fronte piena di rughe che lo rendevano triste e con un aspetto da delinquente. Sgrinfio, gli gridavano, bevi un altro boccale e spacca tutto. Don Meo, un po' intimorito, si avvicinò piano piano, lo invitò da parte e gli propose di fare da modello per un quadro, promettendogli una lauta ricompensa. Per un paio di giorni ti darò la paga di un intero mese di lavoro, gli disse. Solo una settimana più tardi, la vigilia di Natale, il parroco guardava compiaciuto la tela ormai pronta e rinnovata. Il pittore stava completando gli ultimi piccoli dettagli del volto di Erode, quando il modello scoppiò improvvisamente a piangere. Che cosa ti succede? Disse sorpreso il parroco, vedendo le lacrime scendere abbondanti sul volto di quel brigante. Sgrinfio, stai forse male? Ti serve qualcosa? No, rispose singhiozzando. E allora, che cos'hai? Stando qui, continuò con un filo di voce, guardavo questa pittura, i volti di Gesù e di Erode, e mi hanno fatto pensare alla mia vita. Questa è la chiesa in cui sono stato battezzato, e solo ora mi sono ricordato che mia madre, quando ero piccolo, spesso mi raccontava che proprio io fui scelto per fare da modello a Gesù bambino, che sta in braccio a Maria. Oggi, dopo 30 anni, mi ritrovo qui allo stesso posto. E lei, non so per quale disegno divino, mi ha scelto per una seconda volta a fare da modello per lo stesso quadro, questa volta però per dipingere non più il volto di Gesù, ma quello del crudele Erode. Piango perché guardo il mio viso appena dipinto, il mio peccato e il mio allontanarmi da Dio, capisco quanto mi hanno abbruttito da ridurmi così. Quell'anno fu un Natale speciale per Grinfio, il più bello della sua vita. Rimase tutta la notte con gli occhi fissi sulla nuova natività. Sentiva che quel bambino stava guardando proprio lui e gli sussurrava nel cuore: oggi
Sto dipingendo di nuovo il tuo volto con i colori di Dio. Il buon parroco, che pure lui si era messo a piangere con sgrinfio dalla commozione, decise di non toccare più il quadro. Anzi, volle lasciare, e tuttora si trova lì, la tavolozza del pittore ai piedi della pala dell'altare maggiore. Ancora oggi, quanti domandano che cosa significhi, tutti in quel paese sanno rispondere. Se permettiamo al Figlio di Dio di nascere nel nostro cuore, egli saprà dipingere il nostro volto e la nostra esistenza con i colori meravigliosi del suo amore. È proprio da questa storia, vera, inventata, non siamo certi, che traggo gli auguri speciali per questo Santo Natale. L'augurio è che tutti noi che un po' abbiamo le sembianze di Erode, possiamo accorgerci di questo e finalmente desiderare di avere in noi le sembianze, il volto di Gesù. Stiamo davanti alla Natività e lasciamo che quel divino bambino, con i colori che lui ha, dipinga la nostra vita, la dipinga così che noi possiamo somigliargli quest'anno ancora di più, un po' di più. Chiediamo che la sua vita sia in noi e che davvero il nostro vivere, come dice San Paolo, sia ancora un po' più Cristo. Con affetto tutti vi abbraccio e tutti vi benedico. Ancora sereno e santo Natale del Signore.